Salve a tutti ragazzi, dopo 36 anni di nostalgia e 30 milioni di pezzi venduti, finalmente è tornato lui, il Commodore 64 in versione remake miniaturizzata. Oggi 29 marzo 2018 è tornato in commercio il mitico Commodore 64. Pensate che i 30 milioni di pezzi venduti sono tuttora il record imbattuto. Nessun PC ha mai oltrepassato una soglia così alta di pezzi venduti. Un'icona che ha fatto storia dall'82, cioè l'anno del suo lancio, per 10 anni è stato re incontrastato dei PC. E adesso finalmente possiamo riassaporarne la sua bellezza e il suo fascino. Andiamo adesso ad aprire la confezione che mi è arrivata oggi da Amazon, perché oggi è il giorno del lancio e io l'avevo prenotato circa 30 giorni fa. Oggi Amazon me l'ha consegnato, quindi andiamo ad aprire e vediamo com'è da vicino questo remake del Commodore 64. Andiamo a tagliare il sigillo, ok. Apriamo la scatola. Wow, bellissima la scatola interna. Eccolo, bellissimo. È più grosso il joystick del Commodore. Ok, togliamo la copertura. Il joystick rispecchia appieno i joystick della versione originale, che erano tutti fatti così, sia che lo si comprasse originale o meno, comunque lo stile era questo: due tasti funzionanti e la levetta, che era quella che poi ci lasciava le penne, soprattutto nei giochi tipo di atletica, in cui per fare le gare bisognava andare velocissimi con la leva, quindi il joystick dopo un po' ci lasciava le penne. Adesso andiamo a vedere il nostro mini Commodore 64. Ragazzi, è bellissimo, è identico a come era fatta la versione originale. A me l'avevano regalato circa 2 anni dopo dell'uscita, quindi avevo circa 12 anni, era l'84. Mi ricordo che mi avevano portato a comprarlo al Città Mercato, quelli che adesso sono diventati Auchan. Una volta si chiamavano Città Mercato. Mi ricordo che l'avevo comprato lì con il suo registratore, che era quello per leggere i giochi. Aveva un registratore a parte che leggeva i nastri analogici, come quelli della musica per intenderci, e dietro qua aveva però un ingresso per le cartucce, perché i giochi erano anche su cartuccia, però costavano molto di più e non tutti i giochi venivano riprodotti poi su cartuccia, soprattutto quelli originali Commodore. Gli altri prodotti da altre software house magari venivano prodotti solo su cassetta. Quindi io avevo solo 2 cartucce, una era il calcio, che me lo ricordo ancora perché vabbè è il gioco che mi piace di più sulle console, e un gioco di tipo di un primitivo che adesso non mi ricordo neanche il nome. Tutti gli altri li avevo sulla cassette analogiche, anche perché le cassette analogiche poi le potevi anche duplicare. Se avevi il mangia cassette doppio, quelli per ascoltare la musica in quegli anni lì, avevano anche 2 cassette, tu mettevi ovviamente la cassetta originale in uno, nell'altro una cassetta vergine, e lui copiava facendo dei suoni assurdi, perché ovviamente era un mangiacassette per la musica, quindi leggeva sì i nastri, faceva uscire dei suoni assurdissimi se si alzava il volume, e però copiava e avevi una copia dei giochi che avevi comprato o che ti avevano prestato. Ovviamente i giochi ne uscivano a valangate, soprattutto in edicola. Una volta al mese c'era una rivista che si chiamava Linguaggio Macchina, e lì così trovavi sempre dentro una cassetta con un tipo 5-6 giochi ogni mese, e non vedevi l'ora che uscisse il numero dopo per vedere che giochi avrebbero messo nel numero nuovo della rivista. Ovviamente qua adesso abbiamo un'uscita HDMI per collegarlo al nostro televisore. A quei tempi c'era solo la presa dell'antenna TV, cioè la UHF, si collegava alla televisione, poi si bisognava cercare la frequenza con cui lui faceva uscire il segnale, e si vedeva nelle televisioni di casa attraverso il cavo dell'antenna. Ovviamente qua ci sono 2 prese USB, perché suppongo che
il joystick si collega con la presa USB, mentre a quei tempi il joystick si collegava sempre qua da parte, ma aveva delle porte con i pin, tipo 9-10 pin se non mi ricordo. Quindi il joystick si collegava a queste porte con i pin, se ne potevano collegare due. Però per il resto devo dire che è proprio fatto come, cioè in scala, però fatto come era fatto l'originale. Quindi veramente emozionato nel rivederlo, anche perché avevo 12 anni quando me l'hanno regalato, ma ci ho giocato per 5-6 anni tranquillamente, forse di più, perché comunque tutti i giochi che uscivano anche per Commodore 64, anzi lui era il re incontrastato, forse anche sopra tutte le console che uscivano in quel periodo, lui aveva forse un qualcosa in più. Qui abbiamo un cavo USB che serve per collegarlo all'alimentazione, perché va alimentato con la USB. Qui abbiamo un cavo HDMI. Vabbè, è già buono che il cavo HDMI ce l'hanno messo nella confezione, perché pochissimi prodotti danno già dentro nella confezione il cavo HDMI. Normalmente vendono le periferiche da collegare al televisore o meno senza il cavo HDMI. Quindi spostiamo la scatola adesso. Qua, vabbè, qui abbiamo anche una guida rapida per le cose principali. Poi dopo le andiamo a guardare. È in 4 lingue. Adesso spostiamo queste cose che non ci interessano e lasciamo qua le due cose principali. Allora, secondo me l'unica pecca che ha questo Commodore 64 Mini, per cui vale la pena sottolinearlo come difetto, perché secondo me sarebbe stata una cosa molto, ma molto affascinante avere avuto la tastiera funzionante, ma non tanto perché è talmente piccola che comunque non si sarebbe potuta usare, però avrebbe avuto il fascino dei tasti che quando li schiacciavi nel Commodore originale avevano più o meno un centimetro di corsa, cioè il tasto andava giù quasi di un centimetro rispetto alle tastiere di adesso, che come le sfiori il tasto arriva a fine corsa e dà subito il segnale. Beh, a parte che basta guardarli quanto erano alti, ma facevano proprio un centimetro di corsa, quindi sarebbe stato affascinante avere avuto la tastiera funzionante, anche se poi magari scomoda da usare perché vabbè, piccolissima in questo caso. Comunque qua ci si può collegare una tastiera a parte e usarlo veramente come PC. Ci sono 64 giochi preinstallati, però c'è la possibilità tranquillamente di scaricare le varie ROM e caricare altri giochi dalla presa USB con una chiavetta USB e caricarne tutti quelli che si vuole, quindi anche quelli che non sono, perché tipo io ho guardato, ce n'è alcuni che mi piacerebbe riprovare ma che non sono installati nei 64 giochi. Ridiamo un'occhiata veloce al joystick, che secondo me è la cosa più affascinante di quegli anni lì, cioè giocare con il joystick rispetto al joypad con cui siamo abituati adesso. Questi joystick erano una cosa veramente fantastica, mio papà si era stancato di comprarmeli perché sia io che mio fratello a fare le gare, soprattutto di atletica, ne abbiamo, non so, sfasciati credo una ventina, ma forse anche di più. Quindi mio papà si era stancato di comprarceli, perché aveva comprato di ogni tipo, da quelli che costavano poco a quelli che costavano tanto, per vedere se quelli da un costo più elevato avessero avuto una qualità maggiore, quindi più resistenti. Invece no, in mano a noi si sfasciavano tutti, praticamente tutti i contatti, i click che fa quando noi lo spostiamo, quindi il contatto che si va a schiacciare quando spostiamo la levetta, ci lasciava le penne. Quindi joystick distrutti, anche perché quando distruggevi un joystick comunque alla fine avevi fatto comunque qualcosa di faticoso, perché sì, l'avevi distrutto, eri veramente stanco dopo aver giocato magari un'ora o due a un gioco di atletica, quindi il joystick lo sfasciavi ma te eri piegato dalla fatica. Quindi non vedo l'ora di provare questo mini Commodore 64 e di tornare indietro di 34 anni. Quando lo proverò farò un altro video dove ne parleremo e lo guarderemo insieme da vicino con i giochi installati. Quindi se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un grosso pollice su, condividete il video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!